è nato come una malattia, fondamentalmente è lo sport più bello di una marea di lunghezze, secondo me, perché coniuga velocità e comprendonio, è quindi molto divertente, un giocatore scarsissimo, più scarso che non si poteva, e allora ecco, a 18 anni mi sono un po' così industriato e ingegnato a capire cosa potevo fare per poter rimanere attaccato a questa enorme passione, un amore incredibile, e allora ho cominciato ad allenare e ho cominciato a allenare i miei compagni, che il giorno che gli ho detto che avrei allenato erano felicissimi. Non ho mai capito a distanza di 25 anni se erano felici perché smettevo o perché li allenavo, quindi capisci, sono quelle cose che non capiremo mai. Non puoi valutare un'esperienza in un paese straniero solo relativa al lavoro che fai, allo sport che fai. Il basket è sempre molto, in qualsiasi posto dove sono stato, è sempre molto, come dire, legato alle tradizioni del paese, alla parte sociale, quindi non si può estrapolare il basket e parlare come si gioca in Germania, come giocano il basket i tedeschi e come vivono la vita i tedeschi. È uguale, sono estremamente precisi, ordinati, disciplinati, hai tutto perfetto nel momento giusto, sono tedeschi. La Russia è un paese smisurato, è il paese più grande del mondo, è tutto grande, le strade sono grandi, le case sono grandi, i giocatori sono grandi e le trasferte sono grandi, nel senso che stai in viaggio per giorni. Quindi il Trade Union è la pallacanestro, ma è un viaggio bellissimo, non mi pento di una virgola di essere partito con la valigia, con un'avventura che è cominciata dalla Russia, dalla Grecia, per poi andare in altri posti, e spero siano tanti altri, perché ogni volta imparo qualcosa. È stata una sinergia, il momento giusto, con le persone giuste, avendo scelto il sistema più funzionale, è stato bellissimo, ma come tutte le cose belle, come tutte le cose, tolgo il belle, hanno la scadenza come il latte. Adesso i cicli delle squadre sono molto più corti, è molto difficile rimanere sempre al top, e adesso si è chiusa questa avventura, probabilmente un anno di troppo, perché avrei dovuto andare via prima, ma stavo molto bene, sono stato pigro, e quando sei pigro lo paghi. Ma guarda, io ho nella storia molte liaison con Casale Monferrato, conosco personalmente il presidente Cerutti, che è una persona magnetica, e ogni volta che ho avuto la fortuna di scambiare due parole sono andato a casa sempre con qualcosa. Ho cominciato a allenare con Marco Crespi, ho un eccellente rapporto con Marco Martelli, che penso ha messo su un club molto ben organizzato, che ho veramente piacere, ho avuto piacere di vedere in finale, a un soffio, a un infortunio dalla promozione, non si sa mai, però ho un grande rapporto con Marco Ramondino, che reputo un grandissimo allenatore, che ha fatto un lavoro, ma non devo giudicarlo io, cioè da lontano, io sono contento che le persone che danno tutto abbiano dei riconoscimenti. Secondo me i risultati e la storia di Casale ha dato qualcosa indietro a Marco, che ha dato tutto. E poi adesso abbiamo Mattia, che ha cominciato a allenare con me, era prima mio giocatore, poi il mio assistente, ed è, penso, sono sicuro, non penso, che farà molto bene, perché è una persona che ama il gioco, pensa il gioco, vive il gioco del basket, intendo, ed è venuto nel posto dove un allenatore nel suo momento della sua carriera può solo far bene. A settembre, ad agosto sono tutti contenti. Non ho mai sentito, o raramente ho sentito, un allenatore
un manager lamentarsi, quindi è molto fuorviante secondo me avere dei giudizi importanti. Secondo me mi baso sulle sensazioni, sono ottime sensazioni, non avevo dubbi, se no me ne stavo a casa. E, però c'è ancora tanto da fare, ma non solo per Casale, per tutte le squadre. Mi riservo di darti una risposta un po' più esaustiva a dicembre, quando capisci un po' di più la china che ha preso una squadra e sai dove puoi mettere le mani, perché adesso è tutto nuovo, è tutto bello, c'è il sole, ripeto, agosto e settembre sono tutti felici, poi prima settimana d'ottobre cominciano gli esami e da lì poi vai a capire cosa deve fare la tua squadra per migliorare. Avendo visto le finali e i playoff dell'anno scorso, ero molto curioso di capire il vero livello. Penso ci siano eccellenti allenatori, qualche eccellente giocatore che poi secondo me può andare ai piani di sopra, non solo al piano diretto. Io ho avuto la fortuna di avere giocatori che poi hanno fatto l'Eurolega, in Lega 2, che poi hanno giocato l'Eurolega e hanno vinto l'Eurolega. Quindi secondo me c'è forse un po' meno qualità, ma perché in generale, perché la qualità... Noi fondamentalmente cosa è successo? I grandi giocatori non sono stati sostituiti. Adesso i millennials, non voglio fare lezioni, che odio quando fanno le lezioni a me, quindi figurati se devo fare agli altri. È un dato di fatto che Basile, Fucca, Myers, Galanda, Meneghin, cioè tanti giocatori che hanno segnato il boom del basket italiano, adesso ce ne sono meno. Io penso che in Italia ci sia un'eccellente scuola di allenatori, eccellente, una delle top 3 del mondo. Penso che ci sono i giocatori, bisogna riuscire a trovare il modo di farli venire fuori e dipende da tante cose messe insieme, dipende dai club che sono un po' restii con le regole vigenti a investire sui giovani. Ma cosa vuol dire investire? Cioè, i giovani devono giocare. Per essere l'unico modo per capire se uno può giocare è buttarlo a mare, in un mare mosso, e vedere se può giocare. Adesso con le regole è molto difficile, ci sono i costi dei parametri, è complicato, e tutto è più complicato. Però io credo che se non si è in cima alla catena alimentare del basket, e in cima ci saranno 4-5 club in ogni campionato, e secondo me bisogna trovare il modo di fare le cose bene, e questo non vuol dire che comunque qualche partita bisogna vincerla anche se alleni i giovani, ma avere un proprio brand, un proprio sistema, fare le cose a modo tuo, magari con un po' di creatività, perché quando le risorse sono un po' meno devi trovare qualcosa di diverso. E penso che Casale, tra l'altro i due Marco, Martelli e Ramondino, vennero a trovarmi due volte in Germania e per capire un po' cosa si può fare. Cioè il campo è una cosa che tutti sappiamo, no? Le misure del campo, come si gioca, gli schemi. Forse è come andiamo in campo, con quale filosofia, con quale sistema, lì si potrebbe provare a trovare qualcosa, una qualche strada nuova.